La domanda ovviamente è qual era il mio cartone animato preferito? And I'll be before Christmas. Questo qua penso che sia legato alla domanda qual è il mio cartone animato legato alla mia infanzia. Penso il sequel che vorrei di un cartone animato. Ovviamente ho scelto Nightmare Before Christmas perché è il mio cartone animato preferito, quindi mi sarebbe piaciuto un sequel, però non l'ho mai fatto. Qua mi dispiace non c'è la colonna sonora perché se non sarebbe stato Copyright, ma la mia canzone preferita, la mia colonna preferita della Disney è quella di appunto Re Leone, che è Hakuna Matata, la conoscete tutti, quindi. L'inizio del mio cartone animato preferito è Stitch. Questo è il mio personaggio femminile preferito perché mi piace tantissimo come ho scritto. Mi adoro lei, adoro il suo potere, il suo modo di fare. Quindi l'ho scelta come mio personaggio femminile preferito. Personaggio maschile è Bronton. In assoluto è il mio nano preferito. Qua la storia è più complessa. E praticamente la domanda chiedeva che messaggio per me dava la Disney? Dopo anni e anni il significato dei cartoni e dei film Disney è mutato. All'inizio avevamo più le fiabe principesche e principi, animali che cantavano e ci siamo evoluti trasformando l'amore fiabesco in amore fraterno, in amore che anche immateriale. Gli animali si sono uniti più che mai, con anche robot che amavano e fino ad arrivare a personaggi femminili dominanti. Sì, dominanti. Dalla semplice fiaba alla fantasia moderna ci ha fatto crescere e capire che la Disney cresce prima di con noi e che non dobbiamo mai smettere di sognare, di credere in noi stessi e che tutto cambierà nella vita. Ma non è un male, anzi, è una nuova avventura per imparare cose nuove. Questo è per me il messaggio che mi ha dato sulla Disney, ovviamente, da far capire che dalle semplici fiabe dell'amore eterno all'amore più fraterno, tipo come Frozen, a magari adesso magari le fiabe più moderne come potrebbe essere tipo i cartoni Disney come Big Hero, che comunque hanno tutti un comune denominatore, comunque i personaggi non sono mai felicissimi all'inizio, comunque hanno sempre subito una perdita, ma comunque sanno rialzarsi e ogni volta raggiungono i loro sogni. Andiamo avanti. Come doppiatore ho scelto il mio doppiatore Disney preferito, ovviamente quello che ha doppiato Renato Zero, che ho doppiato Jack Skellington, che è Renato Zero, sia nelle canzoni che nelle parole. Questo è stato il mio trauma della Disney, che penso un po' anche per tutti, è la morte del padre di Simba Mufasa. E ho un secondo trauma che è un po' difficile da spiegare, era praticamente quello di Toy Story dove c'erano i pupazzi intrappolati nell'artiglio. Non vi leggo quello che ho scritto, se volete leggetelo. Praticamente, semplicemente i pupazzi erano intrappolati nell'artiglio. Questa cosa mi ha portato ad avere un trauma che mi ha portato fino adesso. Che praticamente ogni volta ho tipo una mania per i pupazzi dentro gli artigli perché penso che siano intrappolati. Ancora oggi, che ho 27 anni. I miei eroi Disney preferiti ovviamente c'erano, compresi anche quelli della Marvel, insomma, assolutamente Iron Man quando ha schioccato le dita. Un momento epico per tutti, ovviamente. Alluvio 3000. Questo era il mio movie preferito, se non sbaglio, come domanda, non ricordo precisamente. E ho messo Lizzie McGuire, che è il primissimo che ho visto, perché era bellissimo, mi piaceva veramente tanto quando ero piccolo. Questo invece è il film Disney che ho più visto in assoluto, perché mia sorella me lo faceva vedere di continuo, però era molto bello. Questa domanda non mi ricordo che cosa fosse. Forse il mio personaggio Disney preferito. Non so, leggete le domande. Questa invece è la mia copia Disney preferita perché era uno dei miei cartoni preferiti, era bellissimo, anche il messaggio che lasciava, ovviamente la Bella e la Bestia. Invece il film Disney più sottovalutato cartone per me è Atlantide, ovvero perché mi è piaciuto tantissimo, ma non se lo caga quasi mai nessuno. Questo è uno dei cattivi che vorrei essere, sì, era praticamente il leone che interpretava ovviamente nel cartone il Re Giovanni che era cattivo, però mi piaceva perché era un po' sfigato, poverino, e quindi alla fine non era proprio cattivo, e che solo voleva. Era un po' strano, però mi piaceva come cattivo, dai, perché volevo scrivere Maleficent, ma era troppo scontato.
Qua invece la domanda era quale Disney, diciamo, quale Disneyland volevamo visitare. Io ho copiato il mio ragazzo perché volevamo visitare Disneyland Paris e il Disneyland di Tokyo. Io ho scritto Disney perché sono dislessica. Questo ha a che fare sempre con le serie invece legate a, diciamo, Disney o i film Disney movie, e io ho scelto Camp Rock, sia l'uno che il 2 perché mi piacevano. Poi invece, cartone animato Disney in cui vorresti vivere, ho scelto Lilo e Stitch perché c'è il mare in un'isola, mi piace Stitch, il mio cartone animato preferito ovviamente. Questo invece era il personaggio in cui mi immedesimavo di più, e Alice in Wonderland, infatti anche i miei colleghi di lavoro dicevano sempre che ero come Alice nel Paese delle Meraviglie, ma non perché ero stordita, ma perché ero tutto in un mondo mio, vedevo le cose da un certo punto di vista, e in effetti mi ci rivedo molto. Infatti ho visto anche il telefilm di Netflix che ve lo consiglio, si chiama Alice in Wonderland, che è stupendo. Poi questa qua invece è la canzone, la colonna sonora che più mi dà la carica, ho scelto quella di Mulan che parodia un uomo che è praticamente quella che fa... oddio, se ve la canto penso che vi rabbrividite. Sarai veloce come veloce il tempo, quell'uomo sarai che adesso non sei tu. Vabbè, insomma, quando lei diventa figa e brava e fa le cose, viene presa per andare in guerra. Questo è il mio personaggio, il mio animale che ha fatto più ridere. Sì, è un po' fuori sede la scritta, vabbè. La domanda era l'animale Disney che mi fa più ridere. È questo povero serpente indifeso che sta sempre dietro a Giovanni, che lì gli fa tipo sire nell'orecchio. E ogni volta viene picchiato, poverino. Mi fa tanto ridere perché, poverino, lui non fa posto in serpente. E niente, abbiamo terminato qui la Christmas Challenge fatta dalla Disney. Domani uscirà la 24esima, che vi invito ad andare a vedere. Mi chiamo Red Princess 93 su Instagram, per chi non lo sapesse, è tutto attaccato. Lo trovate in tutte le mie social. E boh, questa è finita anche questa Christmas Channel. Vi auguro una buona vigilia di Natale. Questo è stato pre-registrato, quindi ad ora non è ancora la vigilia, però vi auguro una buona vigilia a tutti. E niente, la nostra Christmas Challenge termina qui. Vi farò comunque gli auguri di buon Natale 25.